Questi sono interventi tanto attesi dai riminesi ma anche da chi visita la nostra città perché consentiranno di fluidificare finalmente i flussi sulla statale 16 e quindi eliminare i semafori che ancora ci sono su quell'asse viario, ma oltre a questo, fatemelo dire, consentirà anche di abbattere un muro che adesso purtroppo c'è per chi viene a piedi o in bicicletta da monte della statale 16 e deve raggiungere il mare. Perché insieme alle due rotonde, appunto alla Montescudo Coriano e a quella tra la statale 72, la strada per San Marino, e la statale 16, saranno realizzate anche tutta una serie di sottopassi ciclopedonali che consentiranno di potersi spostare comodamente e in sicurezza a piedi e in bicicletta dal monte della statale verso il mare. È un intervento assolutamente di una portata inedita e molto complessa per una città come Rimini, perché noi, a differenza di altre, viviamo di eventi e di attrazione, di gente che viene nella nostra città tutto l'anno, quindi magari dove altrove è d'estate, no? Certi tipi di cantieri possono essere più facili. Da noi in realtà combinare cantieri così importanti sulla viabilità con una città che vive e attrae persone tutto l'anno è sicuramente una sfida molto grossa. Bisognerà dotarsi sicuramente di tanta pazienza, questo lo diciamo molto, molto apertamente. L'amministrazione comunale insieme a tutti gli enti preposti, la prefettura, sta portando avanti un tavolo di coordinamento, ovviamente insieme a Società Autostrade e alla ditta che sta eseguendo i lavori, per cercare di minimizzare i disagi. Ma capite bene che per il tipo di opere di cui stiamo parlando, dei disagi inevitabilmente ci saranno, ma il beneficio a cui poi potremo arrivare alla fine sicuramente ripagherà le sofferenze che dovremo aspettare, insomma, nel corso del cantiere.